Molte volte è stata rilevata un'energia sonora durante e poco dopo l'apparizione del cerchio. Lo studio delle interazioni tra suono e materia ebbe il suo principale esponente in Hans Jenny. Nel 1967 questo fisico svizzero diede vita alla cinatica, cioè lo studio delle forme d'onda. Il nome cinatica deriva infatti dal greco chima, cioè onda. Attraverso delle apparecchiature fu in grado di generare suoni modulati e sequenziali e di osservarne la risposta in fluidi e polveri sottili come il licopodium. Questi mezzi, come sono chiamate le sostanze sottoposte a esperimenti di vibrazione, generarono forme tridimensionali complesse. Nel caso di liquidi si osserva che a frequenze basse la molecola d'acqua inizia a incresparsi e a vibrare, formando semplici cerchi o più cerchi concentrici. Man mano che la frequenza della vibrazione infrasonica aumenta, la molecola d'acqua reagisce incrementando la sua complessità e generando straordinarie forme geometriche. Questo processo è analogo a quanto accaduto sinora nel fenomeno dei cerchi nel grano dagli anni 70 ad oggi, in cui le formazioni passarono da semplici cerchi a figure ricche di valori matematici e geometrici, tipici della geometria pitagorica o geometria sacra. Cosa stupì maggiormente Jenny fu il rilevare che quando il suono imposto era quello di una vocalizzazione in antico sanscrito, ad esempio l'om, la polvere di licopodium rispondeva generando il simbolo che le antiche popolazioni legavano proprio al mantra om, all'universo e al logos solare, cioè un cerchio con punto centrale. Ricordiamo ciò che enunciò il greco Pitagora. La geometria delle forme è musica solidificata. Ne abbiamo conferma dai cosmologi della University of California di Los Angeles, che hanno rilevato nel cosmo una vibrazione di fondo, eco appartenente al momento in cui lo stesso si creò. È la voce di un universo appena nato e, sorprendentemente, è più simile a un oboe che a un flauto. È proprio il suono dell'uomo originario che creò l'universo, il Do da cui partono tutte le scale armoniche. Ciò comproverebbe che gli antichi non soltanto conoscevano le forme d'onda, ma anche che erano consapevoli del ruolo del suono nei processi creativi. In effetti, tutti i miti della creazione associavano l'atto creativo al verbo o alla parola. Una valida metafora per indicare l'azione delle frequenze sonore nel creare la realtà. D'altra parte, molti fisici sono ormai convinti che ogni elemento minerale, vegetale o animale è il risultato di legami energetici, la cui forma è relativa alla frequenza d'onda a cui è stato sottoposto. Crediamo quindi che gli infrasuoni rilevati nei cerchi, l'acqua e quanto scoperto da Hans Jenny circa le interazioni tra suono e materia abbiano tra loro una relazione molto stretta. L'ingegnere inglese Colin Andrews ha rilevato che le formazioni appaiono sempre in corrispondenza di depositi d'acqua sotterranei. Di conseguenza, la struttura geologica del terreno sembra rivestire un ruolo primario, soprattutto per la presenza d'acqua, che potrebbe rappresentare il requisito essenziale per far sì che un'energia imposta dall'alto trovi la giusta risonanza nel luogo designato alla creazione di un cerchio nel grano. Ciò fornisce una risposta a quanti si chiedono come mai queste simbologie appaiono solo in alcuni siti. Anche gli antichi cercavano luoghi con acqua nel sottosuolo per erigervi i loro templi. L'acqua era infatti associata alla Grande Madre, oggetto di culto dal più remoto passato, e tutti i siti megalitici nelle diverse parti del mondo erano dedicati a questa divinità. L'Inghilterra è stata proprio una delle sedi principali di questi culti. Stonehenge, Silbury Hill, Avebury e i luoghi legati alla sua preistoria sorgono su canali d'acqua sotterranei, e questo risponde al perché i cerchi nel grano si manifestino nelle loro vicinanze. Anche i crop circles italiani rispettano questa regola. La loro matrice privilegia la Sardegna, regione di grandi vestigia megalitiche e di pozzi sacri.
E anche in questi casi l'apparizione è avvenuta nei pressi di zone archeologiche caratterizzate da antichissime strutture in pietra e da templi dedicati a divinità femminili associate al culto dell'acqua. Ricordiamo che le aree in cui si presentano queste formazioni sono interessate da quelle linee energetiche che sono definite Lies o Ly Lines. Tali linee di forza sono il risultato dell'energia del campo magnetico terrestre amplificato dall'acqua nel sottosuolo. Per gli antichi ciò rappresentava una condizione necessaria, in quanto i templi megalitici non erano soltanto luoghi di culto, ma anche di guarigione. Secondo alcuni scienziati, la materia vivente e non vivente possiederebbe una vibrazione costante ed è, pertanto, in grado di emettere e ricevere radiazioni. Le cellule del corpo umano trasmetterebbero le informazioni attraverso campi elettromagnetici o vibrazioni che influirebbero sui loro processi vitali e replicativi e quindi sulla salute. Sui nodi delle Lies, gli antichi sacerdoti piazzavano la pietra Omphalos che sacralizzava il luogo scelto. Anche la roccia da impiegare per la realizzazione dei megaliti era importante. Un particolare ci fa da rivelatore. Le pietre impiegate sono sempre ricchissime di quarzo e, come è noto, il quarzo amplifica le vibrazioni. Acqua, presenza di quarzi e vibrazione determinano la manifestazione nel campo del visibile di un'intelligenza che sfrutta forze naturali. Altre ricerche sull'acqua svolte dallo scienziato giapponese dottor Masaru Emoto hanno mostrato che l'acqua possiede una particolare sensibilità e persino una memoria. Studiando la microscopica architettura di decine di migliaia di cristalli d'acqua, fotografandoli nel momento in cui essi si formano dopo essere stati sottoposti a vibrazioni diverse, Emoto ha rilevato che l'acqua reagisce ordinandosi in strutture microscopiche armoniche. Infatti, esponendo il liquido a registrazioni musicali tipo heavy metal, non soltanto non si formavano più cristalli veri e propri, ma al microscopio emergeva un aspetto caotico. D'altro canto, musica piacevole come quella classica faceva apparire splendidi cristalli dalle forme simmetriche. Questa interazione tra l'acqua, quale vettore di vibrazione e amplificazione dei campi magnetici, e la geologia del terreno, scelta dagli antichi sacerdoti per erigere le loro strutture, è strettamente legata al principio realizzativo delle simbologie al suolo. È questa la motivazione per cui i megaliti e cerchi nel grano condividono lo stesso territorio. Ipotizziamo quindi la congiunta azione di due energie, una proveniente dall'alto e con direzione verso il suolo, che per convenzione chiameremo forza celeste, generata dalle ball che, in quanto elettromagnetica e ad alta temperatura, è in grado di rendere malleabile il grano. La seconda è la forza terrestre, cioè lo stesso campo magnetico del nostro pianeta, che, amplificato dalla risonanza dell'acqua, genera una seconda onda dal sottosuolo diretta verso il piano calpestabile, in grado di agire sulle spighe secondo lo schema geometrico corrispondente a quell'energia. È forse per questo motivo che i noduli che si piegano sono esattamente quelli a livello del terreno. Se l'ipotesi della corrispondenza tra la cimatica e il principio realizzativo dei cerchi nel grano è corretta, dovremmo trovare conferma delle due forze anche negli esperimenti di Jenny. E in effetti, egli afferma che il potere generativo fondamentale è nella vibrazione, che nella sua periodicità sostiene fenomeni da me definiti i due poli. A un polo abbiamo la forma, l'impronta di base, all'altro il movimento. Entrambe formano un unico sistema. Lo schema dei due poli è esattamente ciò che gli antichi descrivevano nella famosa formula di Ermete Trismegisto. Come è in alto, così è in basso. Oppure, come in cielo, così in terra. Nel cosmo nulla si crea se non attraverso l'azione di due poli energetici che sono in grado di manifestare una terza componente, figlia della loro stessa azione. Ma c'è un ulteriore fattore da tener presente. Il campo elettromagnetico è considerabile come una vibrazione,
una forma d'onda che pulsa a una determinata frequenza. Il pianeta Terra possiede anch'esso una frequenza vibrazionale di base, chiamata risonanza Schumann, relativa al suo campo magnetico, il cui valore di pulsazione è di 7-8 cicli al secondo.